guardate che meraviglia! Non è solo un paesaggio stupendo, ma anche utilissimo perché fornisce elettricità a tutti i paesi vicini. Questo è il lago Pollino, il lago più grande della Sila, sbarrato da questa diga qui, perché c'è una centrale idroelettrica e una galleria sotterranea che lo collega al lago Arvo. Ma cosa si può trovare nel lago? Si possono trovare trote, persici, reali e altri pesci, però si possono pescare solo col tesserino della pesca, mi raccomando. Addirittura, quando il lago si è prosciugato, si sono stati ritrovati dei resti dell'era mineraria. Nel lago si possono fare passeggiate a cavallo oppure a piedi e incontrare un calpascolo e si può fare il bagno. Però attenzione, delle leggende narrano dei mostri che siano stati avvistati o catturati, ma chi lo sa? I nostri video non ti sono bastati? Partecipa anche tu al contest Sila Museo Interattivo a cielo aperto. Filma una meraviglia della natura della Sila e inviaci il video. Anche tu contribuirai a creare il primo museo interattivo a cielo aperto. Informazioni, cerca Campus Sila Natura e vai su www.palumbosilaexperience.com.